Salve a tutti ragazzi, in questo nuovo video volevo farvi vedere come è organizzato il mio zaino di volo, cioè lo zaino che uso normalmente quando vado a far volare il Mavic. Questa è la versione dello zaino pesante, cioè quando mi porto proprio dietro di tutto di più, cioè tutto quello che penso che mi servirà e forse anche quello che non mi servirà, ma quindi tutto quello che ho me lo porto a dietro. In un altro video vi farò vedere invece la versione light, cioè dove proprio porto il minimo indispensabile, cioè il Mavic, il radiocomando, le batterie e cosa uso per trasportare tutto quello. Nel senso che non uso né una borsa per macchine fotografiche, né una borsa per droni, ma un'altra cosa ve la farò vedere perché è fighissima, costa poco ed è di facile reperibilità. Ma oggi guardiamo la versione pesante del mio zaino. Lo zaino di cui sto parlando è questo. Lo zaino è la versione Amazon Basic, cioè lo zaino per uso fotografico di Amazon, che direi che è ottimo per quello che serve a me, magari anche a voi. Adesso vi faccio vedere come l'ho allestito all'interno. Questo zaino è una figata perché diciamo è di quelle cose che poca spesa tanta resa, nel senso che non costa molto ma offre tantissimo. Quindi andiamo a vedere adesso da vicino come è organizzato il mio zaino. Partiamo dalla tasca, quella anteriore, cioè la prima tasca, quella più superficiale. Apriamo, ok. Quindi abbiamo qua nella rete, abbiamo la scatoletta con dentro le eliche del Mavic e tre cavetti Lightning, USB-C e micro USB. Poi abbiamo qua una tasca, in questa tasca ho la scatoletta con dentro le batterie di ricambio della Action Cam Sony AS50, che è la Action Cam che uso io. E qua abbiamo uno straccetto in microfibra per pulire i display del telefono o diciamo gli obiettivi delle macchine fotografiche o del Mavic. Quindi la prima tasca l'abbiamo vista. Chiudiamo, diamo un'occhiata alle tasche laterali. Ci sono due taschine laterali. Allora, in una abbiamo l'impermeabile per lo zaino, quello per se nel caso ci dovessimo trovare in un temporale o cose del genere, basta rimettere questa sopra lo zaino e lo zaino diventa impermeabile. Da questa parte abbiamo un'altra taschina. All'interno della taschina io ho i supporti per le prolunghe, diciamo, per alzare il Mavic. Prolunghe che ho stampato con la stampante 3D, però vabbè, uno li può acquistare anche su Amazon, su eBay o sui vari shop cinesi. Quindi prolunghe nel caso debba alzare, una è partita, eccola qua, nel caso debba alzare il Mavic. Poi abbiamo una tasca dietro a tutto dove ho dentro il landing, però ci metto anche il Mac, quindi ho un qualsiasi portatile, uno può metterci, quindi ci sta sia il landing che un portatile qua dentro, è fatto apposta, quindi è tutto imbottito e io ci porto il landing sempre e il portatile se mi serve. Chiudiamo questa tasca e adesso andiamo a vedere, diciamo, il cuore di questo zaino e di cosa mi porto io all'interno di questo zaino. Andiamo ad aprirlo, ok. Ecco, questo è il mio zaino. Quindi abbiamo radiocomando con sempre montata tutta la struttura per mettere lo smartphone nella posizione non classica ma regolabile, nel senso così quando c'è luce o riflessi è più comodo da vedere ed è sempre montato tutto. Poi abbiamo il power bank. Questo power bank permette di caricare tutto, avevo fatto un video al riguardo, perché carica tutte le cose USB come tutti i normali power bank, ma in più ha una presa AC, cioè la classica presa della corrente. Quindi cosa faccio io? Da questa parte c'ho l'alimentatore, quello del Mavic, diciamo, quello che è in dotazione con il Mavic. Attacco il power bank all'alimentatore, vado ad attaccare
la spina delle batterie. Ah, ovviamente ragazzi, questi sono i copri contatti delle batterie, perché ricordate che queste sono batterie tra virgolette intelligenti e la loro intelligenza passa attraverso tutti questi contatti che hanno le batterie. Quindi proteggeteli sempre. Questi io li ho stampati con la stampante 3D, però ho visto che si trovano anche su Amazon o nei vari shop cinesi. Probabilmente sono stampati sempre con la stampa 3D, però secondo me sono molto utili per non rischiare di danneggiare i contatti di queste batterie che sono importantissimi. Quindi attacco il power bank all'alimentatore, l'alimentatore lo attacco alle batterie e mentre lo zaino è chiuso o me lo porto in giro o sono in macchina o sto camminando con lo zaino e tutto, lui tanto mi ricarica la batteria che ho scaricato. Perché supponiamo il caso che mi debba spostare da una parte a un'altra o mi devo fermare a mangiare, piuttosto che intanto mi ricarico le batterie tenendo tutto nello zaino. Qua abbiamo il Mavic, ovviamente, fissato con una cinghietta di velcro che ho ovviamente fissato a queste, diciamo, protezioni laterali, quindi la posso stringere quanto voglio. Le batterie ci ho messo una striscia di velcro, così che le posso attaccare alle pareti e me le tiene ferme. Quindi ho le batterie attaccate, vedete. Poi qua in questo spazietto ho la cam 360 che uso sia sopra il Mavic che anche per riprese, diciamo, tenendola in mano ovviamente. Qua ho il supporto da attaccare al Mavic per attaccare la cam 360, cioè quello che poi la sostiene sopra il Mavic. Anche questo l'ho stampato con la stampante 3D. E qua ho la mia fidatissima Action Cam Sony AS50 con il suo tripiede magnetico, snodabile, ipercomodo o anche solo per essere impugnata. Quindi ragazzi, avete visto com'è organizzato il mio zaino versione pesante quando vado a far volare il Mavic e mi voglio portare dietro di tutto di più. Lo zaino è quello Amazon Basic. Vi ripeto, poca spesa, tanta resa, perché comunque gli zaini fotografici hanno un discreto prezzo. Questo di Amazon costa pochissimo per quello che dà e per le dimensioni che ha. Nei prossimi video vi farò vedere, come vi ho detto prima, la versione light invece, dove mi porto solo il Mavic, il radiocomando, le batterie e cosa uso per trasportare appunto queste tre cose. Una cosa che secondo me è fighissima, che vi piacerà molto. Quindi ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!